professor Rovelli, però siccome questa, diciamo, leggenda, questa narrazione degli alieni sulla Terra ha un'origine, noi andiamo a quell'origine. L'origine è il 1947, quando a Roswell si dice che sia precipitata una navicella spaziale e che all'interno aveva un paio di extraterrestri e che la navicella e gli extraterrestri siano stati, diciamo, catturati dalle forze dell'ordine, i servizi di sicurezza e quant'altro, e messi in quella che ormai conoscono tutti come Area 51, un posto super segreto dove sarebbero stati nascosti e studiati. Guardiamo. Ufficialmente è soltanto una base sperimentale dell'aeronautica militare degli Stati Uniti in mezzo al deserto del Nevada. Ma per gli appassionati di teorie complottiste, l'Area 51 è il luogo in cui il Pentagono nasconderebbe le prove dell'esistenza degli UFO. La segretezza richiesta dai test militari che vi si praticavano e il fatto che la sua esistenza sia stata a lungo negata dal governo l'hanno trasformata in un oggetto misterioso, fonte di ispirazione di libri, film e famose serie TV. Secondo i cospirazionisti, custodisce i corpi degli alieni morti nel luglio del 1947 durante lo schianto di un'astronave vicino a Roswell, nel New Mexico. Allora precipitò a terra un oggetto non identificato che un portavoce della base definì disco volante. Tesi destinata a colpire l'immaginario molto più della successiva smentita, che menzionava più semplicemente resti di un pallone meteorologico. La vicenda torna in primo piano nel 1991, quando un produttore londinese mette in circolazione il filmato dell'autopsia di uno degli alieni precipitati a Roswell, salvo poi confessare che si trattava di un falso girato con un amico. Alla fine degli anni 90, un'indagine avviata dall'aeronautica stabilisce che a schiantarsi fu un pallone sonda del progetto Mogul, operazione top secret degli Stati Uniti per sorvegliare l'escalation nucleare nell'Unione Sovietica. Nonostante ciò, la leggenda extraterrestre è rimasta intatta, affiancata nell'ultimo decennio da ulteriori teorie sulla sperimentazione nella base di nuove sostanze tossiche. Ci stiamo avvicinando al documentario che vi facciamo vedere questa sera, ma queste immagini, insomma, dimostrano come poi la questione degli alieni sia diventato anche un fatto di marketing. Si vendono le immaginine, si vendono i pupazzetti, la zona intorno all'Area 51 è diventata una zona turistica, però bisogna fare molta attenzione, perché a seconda di come uno la vuole credere, perché questo evento, circondato anche, diciamo, da un alone di misticismo, da un alone così addirittura a volte psichiatrico, se vogliamo definirlo in quest'altro modo, intorno all'Area 51 c'è un perimetro e ci sono dei sensori, e guai ad avvicinarsi, perché tutta questa zona è controllata da gruppi di persone armate che lavorano per il governo, che impediscono a chiunque di mettere anche soltanto un piede oltre il confine che circonda l'Area 51. E guardate cosa può succedere. Quella telecamera! Non hai l'autorità per prendere la telecamera! Wow. Dovete fermarvi dove siete! Fatemi vedere le mani! Alzate le vostre fottute mani! Non ve lo dico di nuovo! Giratevi! Hai qualcosa addosso? Sei armato? Allarga le gambe!
Ascoltate ragazzi, vi stiamo dando una possibilità. Salite sulle vostre moto e portate il culo via da qui. Altrimenti vi beccate $750 di multa a testa. Ok, ok. Scusate ragazzi, ce ne andiamo. Insomma, fosse solo per la multa da $750 andrebbe anche bene. Il problema è che si può rischiare anche molto di più e questo naturalmente aumenta in maniera incredibile tutta la, diciamo, leggenda intorno a questa base, dove chissà che cosa viene nascosto e chissà se davvero ci sono le astronavi aliene. Però sta di fatto che al di là della leggenda e al di là delle tante voci che circolano, proprio quest'anno, l'anno della pandemia, è stato anche l'anno in cui il Pentagono ha ufficializzato per la prima volta 3 video che sono stati girati dalla Marina degli Stati Uniti, da 3 caccia che hanno inquadrato durante dei voli normali di addestramento 3 UFO, 3 oggetti volanti non identificati, e lo stesso Pentagono ha detto: signori, noi non sappiamo di che cosa si tratti, guardateli. È un cazzo di drone, no? Ce n'è un'intera flotta, guardala. Santo Dio, stanno andando contro vento. E il vento è a 120 nodi. Non è un drone, però. È rotante. Guarda, guarda. Guarda il radar. Ehi, ragazzi, è un UFO. Forse qualcuno di voi ricorderà che pochissimi anni fa l'aeroporto di Gatwick fu chiuso al traffico aereo perché si diceva c'è un drone che improvvisamente si alza, attraversa la zona delle piste, mette in pericolo gli aerei che stanno decollando o atterrando, e intorno alla presenza di questo drone si scatenò una caccia che durò per diverso tempo, per diversi mesi. Ebbene, adesso l'inchiesta si è chiusa e neanche le autorità che hanno fatto questa indagine sono state in grado di stabilire se effettivamente quel drone stava volando sull'aeroporto di Gatwick o si trattava di un'allucinazione collettiva o addirittura di qualcos'altro. Ma il punto vero è che su questa questione degli UFO si continua, diciamo, a costruire e immaginare. Generale...